Quindi è stata una partita difficile, lo sapevamo fin dall'inizio perché loro sono una delle squadre, secondo me, la più quotata per fare il salto di categoria quest'anno. Sicuramente non dobbiamo usare la scusa del roster avversario per la nostra prestazione, perché abbiamo avuto tante difficoltà, a mio avviso, soprattutto in attacco nel secondo quarto e all'inizio del terzo. E speriamo, abbiamo la fortuna di poter tornare in campo domenica e speriamo di ricominciare a vincere. Percentuale al tiro da fuori. Sì, tanti tiri escono anche per come sono costruiti, perché se non c'è una buona circolazione di palla, il ritmo è poco, è basso, è anche difficile poi per i nostri tiratori far canestro. Sicuramente non posso dire che se fossero entrati 3 o 4 tiri in più la partita sarebbe stata diversa, perché secondo me il problema era più alla base proprio dell'attacco e della gestione del ritmo, e speriamo di riuscire a trovare una soluzione, perché non mi pare un segreto che adesso tante squadre si metteranno a zona, vista anche la partita di oggi, quindi speriamo di riuscire a trovare un attacco migliore. Ma stasera è veramente difficile marcarlo. È partito bene, ha iniziato a far canestro subito. Noi avevamo provato a fare un dovevamo provare a fare un raddoppio sul lato forte, che alla fine non siamo riusciti tanto a fare. Però quando un giocatore arriva in questa condizione, inizia, gli entrano i suoi movimenti, entra in fiducia, poi è difficile nel proseguire la partita toglierli, anche perché il giocatore ha fatto una super carriera, perciò.